Destinazione Ariechi speciale calciomercato qui dagli studi di Radio Castelluccio RCS 75 nella radio vetrina del centro commerciale La Fabbrica. E sono le ultime, non l'ultima ora, ma siamo gli ultimi 50 minuti forse di calciomercato, il calciomercato invernale che si chiuderà alle ore 20 dall'Hotel Sheraton di Milano, dove c'è un nostro collaboratore Vittorio che sta seguendo un po' tutte le trattative di mercato e ci ha passato anche un po' di news. Ma qui negli studi della radio vetrina c'è un po' di redazione di Salerno Sport 24, a cominciare dal direttore Lino Grimaldi Avino. Ciao Linuccio. Buonasera e buonasera a tutti. Avevo paura sinceramente che mi chiedessi come è andato quest'ultimo giorno di calciomercato. Beh, è una grande tristezza. Chi ci ha seguito veramente, guarda, ho la tristezza nel cuore. Ma diciamo che chi ci ha seguito sulla diretta Facebook che abbiamo fatto poco fa, sulla pagina di Salerno Sport 24, abbiamo detto un po' di informazioni su questo mercato che tanto di distruzione non è stato, ma è stato un mercato fatto di sorprese, perché ci sono state delle cessioni per quanto riguarda il mercato legato ai giovani, con Morrone e Novella che sono passati alla Lazio. La Setana ha fatto un'operazione di sfoltimento con Calombò che è andato a Riti, con Firenze che ha sposato il progetto Venezia. La Setana si è limitata all'acquisto di tre nomi, i primi due li conoscete già, sono Felipe Curcio e Ramzi Aia, e l'ultima notizia, quella di ieri, legata a Leonardo Capezzi, che è arrivato in prestito alla Salernitana. Prima però di addentrarci nel mercato di Serie B, qualcosa di Serie C, ma soprattutto della Salernitana, ci ascoltiamo un pezzo, guarda a farla apposta Lino, e don't cry, non piangere, legato proprio al mercato della Salernitana, e questi sono i Guns N' Roses.
Guns N' Roses, Don't Cry, non piangere. Speriamo che i tifosi Granata non versino qualche lacrima per questo mercato che non è stato traballante, però mercato simpatico lo ha svolto lo stesso Frosinone, e abbiamo ospite gentilmente qui l'ex DS Marco Gianitti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Marco, sono Lino Grimaldi Avino e adesso ti facciamo un po' di domande. Sei preparato? Ho studiato. È studiato, perfetto, perfetto. Marco, com'è stato questo mercato del Frosinone? Ma il Frosinone, come vediamo, ha un gruppo importante che sono anni che sta lì, che bene o male ha una mentalità bella, forte, acquisita con gli anni di tanti campionati vinti. Perciò se andiamo a vedere fino adesso 8, 9, anche 10 undicesimi provengono sempre dagli anni passati, perciò sono giocatori che conoscono l'ambiente, sono attaccati e c'è molto della tua mano al progetto. Sì, sono molto affezionato a loro, sono dei ragazzi che mi hanno dato tanto sotto l'aspetto, oltre dei risultati, anche sotto l'aspetto umano, insomma. Perciò sono contento per loro, spero che si possano ancora togliere soddisfazione, perché loro li conosco bene e so quello che cosa vogliono. Ricordiamo che Marco Gianitti è proprio l'artefice del miracolo Frosinone, cioè lo hai portato dalla C2 alla Serie A due volte addirittura, no? Dalla C1 alla Serie A due volte. Complimenti. Ad averlo un DS così, ma è bello che magari le due promozioni sono state fatte con 72 punti, poi magari non persa una a 74 punti, arrivando seconda a fare in medio col Verona, e per un gol di differenza non siamo andati sopra. Insomma, perciò questo ti fa capire quanto è bella la Serie B, no? Magari il mio Frosinone due volte con 72 punti è andato in A, una volta con 74 non ci siamo usciti. Perciò è un campionato bello, equilibrato, soprattutto quest'anno abbiamo un campionato indecifrabile, un campionato molto molto livellato, anche se di qualità ne ho vista poca quest'anno. Marco, come hai visto lo scambio Trotta-De Magni? Ma è una tipologia di caratteristiche diverse. Per esempio io Trotta non lo conosco, perché ero andato via da Frosinone, perciò hanno fatto uno scambio. Penso sono due giocatori forti che hanno delle caratteristiche diverse, insomma. E penso che abbiano ponderato bene sia l'Ascoli che il Frosinone quando hanno fatto questo scambio. Dall'Ascoli è arrivato anche Salvatore D'Elia, ma il Frosinone ha preso anche Tabanelli da Lecce e Nicola Sass dall'Atalanta. Ma ci sono giocatori importanti per la Serie B, insomma, ha puntellato una squadra già forte e adesso, anche se è partita con un po' di difficoltà, penso che Frosinone è stato che merita e sicuramente lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Senti, questo mercato invece della Salernitana, tre operazioni in entrata con Capezzi, Ramsiai e Felipe Curcio, e poi in uscita, visto i vari Morrone alla Lazio, Novella alla Lazio, Calombo a Rieti e poi Firenze al Venezia. Firenze che era anche seguito dal Frosinone. Ma la Salernitana sta in una situazione importante di classifica, con tutte le problematiche che ha avuto, perché la Salernitana, ci dimentichiamo che ha avuto tantissime problematiche di infortuni all'inizio. Perciò la Salernitana è la squadra che ha più margine di miglioramento, perché se io vado a vedere la Salernitana, che i grandi investimenti dei presidenti Rodito e Mezza Roma non sono stati mai disponibili per il Mister Ventura. Ti parlo di Cerci, ti parlo di Ettori, esatto. Parlo di tante situazioni. Perciò penso che la mano di Ventura si vede abbastanza, perché fino adesso andava avanti con la squadra l'anno scorso e ha fatto delle cose importanti, certo qualche acquisto. Adesso ha fatto tre acquisti mirati di categoria, e penso che però bisogna vedere solo il dilemma Cerci lì, come la situazione, perché era un giocatore importante, io dico era perché bene o male non si è mai visto, e bisogna vedere se adesso hanno intenzione di recuperarlo o l'avventura di Cerci a Salerno è finita. Perciò il grande investimento della Salernitana non l'ha avuto mai, nel senso di viste che cercherà di fare. Perciò io penso che la Salernitana in questo momento sia la squadra con più ampi margini di miglioramento, perciò andrà in entusiasmo
ha recuperato tutti gli infortuni e ha messo tre giocatori di categoria che gli vogliono dare una grande mano. Tu in questo momento stai guardando un po' da, come dire, un po' da fuori le varie vicende. Noi ti chiediamo giustamente della Salernitana, e guardando dall'esterno, parlando di ampie margini di miglioramento, si ha la sensazione che siamo a quanto un po' più di mezz'ora dal gong e manchi qualcosa, quindi manca, se ci sono ampi margini di miglioramento. Tu che sei stato comunque un DS di una squadra vincente, una squadra che sta là in quella posizione di classifica, dove andresti ad operare? Esattamente. Guarda, ti spiego subito perché è una grande cosa, perché se noi andiamo a vedere il 3-5-2 di Ventura per 4 mesi, 3 mesi, ha avuto sempre la stessa formazione anche nei turni infrasettimanali, perché ricordiamoci che la Serie B ha dei turni infrasettimanali importanti, è lì che ha la rosa lunga, fa la differenza. Però se vedi l'esterno del 3-5-2, ha giocato sempre non con degli esterni di ruolo, ma sempre con giocatori adattati. Può lasciare stare che Lombardi adesso sta facendo la differenza, però penso che proprio lì ha avuto la difficoltà. Ecco, in questo momento che penso che il mercato sia finito, il dilemma più importante per la Salernitana è il Cecci sì e il Cecci no. Ecco, se il Cecci va recuperato e gli può dare quella grande mano che loro pensavano, è un bene, sì, va bene. Però se Cecci magari ha rotto la società o la società non ha più intenzione di farlo, ecco, mancherebbe quel giocatore che magari si mette tra le linee del 3-5-2 e può dare quella differenza, perché l'attaccante della Salernitana, abbiamo Diallo che è un attaccante di profondità, Djuric che è un attaccante di area, e poi abbiamo Conto che è un giovane molto importante, bravo, forte, però gli mancherebbe quella fantasia tra le due linee. Perciò questo è un po' il dilemma di essere proprio completa come operazione di mercato. Il dilemma c'è. Ottimo, ottimo, io ti ringrazio. Grazie Marco per essere stato in nostra compagnia in questa fase finale, no, del mercato. Grazie a voi e alla prossima. Grazie Marco, arrivederci, a presto. Noi continuiamo qui a Radio Castelluccio, però prima c'è la pubblicità.
La radio dei grandi successi, sempre qui a Radio Castelluccio, come sicuramente sarà un grande successo l'imminente Sanremo che seguiremo insieme a Radio Castelluccio in tour nella città dei fiori. C'è un cambio, facciamo anche noi la sostituzione. Qui a Radio Castelluccio abbiamo l'avvocato di Salerno Sport 24, nonché amico, Lucio Orlando. Ciao Lucio. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito, sempre felice di stare con voi, ormai mi sento a casa in questa radio. E non solo abbiamo fatto un change nella postazione radio, ma abbiamo fatto un change anche in collegamento telefonico perché c'è l'amico Beppe Di Bari, ex DS del Foggia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Beppe, ci hanno detto che quando appunto dirigevi il Foggia avevi in mente qualche obiettivo dei Granata. Ovviamente i giocatori importanti, considerando le piazze importanti, poteva stare che qualche giocatore che interessava alla Salernitana poteva interessare anche al Foggia all'epoca. Quindi vuol dire che la Salernitana punta a fare qualcosa di importante. Buonasera, salve, sono Lucio Orlando, volevo farle una domanda. Ha trattato quindi con questa dirigenza? Io sono sempre un po' curioso di questa dirigenza, visto che la vediamo sempre un po' lontana. È facile trattare con la dirigenza della Salernitana, con Fabiani, con Lotito e Mezzaroma che sono alle sue spalle? Ma sicuramente non è semplice, anche perché è gente che nel calcio ci lavora da anni, quindi tirano l'acqua al proprio mulino, assolutamente. Però quello che abbiamo fatto in passato, insomma, siamo riusciti a fare qualche operazione, ma non è semplice, assolutamente, questo senza ombra di dubbio. Degli ossi duri, degli ossi duri. E in questo momento ci può segnalare qualche trattativa che interessa i Granata, che è a sua conoscenza? Secondo lei, da uomo di mercato e da uomo di sport? Pronto? Sì, Sì, dicevamo. non ho sentito la domanda, non ho sentito la domanda Ah no, perché dicevamo sono se ne sa più di noi, visto che è uno dei super addetti ai lavori, se la Setana in queste ultima mezz'ora può trattare qualcuno o ci dovremmo aspettare un colpo a sorpresa, che ne so, magari dalla Lazio. Allora, io ovviamente stando al mercato, cioè di guardare a 360 gradi, non ho guardato nello specifico, non ho ascoltato, comunque non mi sono confrontato. Sicuramente qualche operazione, ho visto che è stata fatta qualche operazione in uscita da parte della Salernitana, qualcosa in entrata sarà fatta, penso proprio di sì, anche perché c'è qualche infortunato. Quindi ci potrebbe essere. Dirvi qualche elemento o qualche giocatore che parla all'ultimo momento, questo non lo so, sono sincero, parlo in maniera molto schietta e sincera. Sicuramente le uscite, purtroppo, vuoi non vuoi, ho avuto modo di seguirle perché parli con un procuratore, parli con qualche addetto ai lavori, ti dicono quali sono state. Quindi l'uscita di Firenze, l'uscita di Pinto, l'uscita di qualche altro giocatore che ora mi sfugge il nome, però dirvi quale sia stato il rimborso, comunque potrei pure che negli ultimi minuti qualche last minute potrà arrivare, ma sicuramente conoscendo l'esperienza del direttore qualcosa potrà arrivare, però non so dirvi di più. Giuseppe Di Bari, grazie per essere stato in nostra compagnia, uomo mercato e l'ex DS del Foggia. Ci risentiremo sicuramente più avanti o in queste settimane, magari per fare anche un resoconto del mercato. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Noi da Radio Castelluccio ci ascoltiamo all'ora esatta.
Torniamo in studio con una notizia veramente dell'ultimo secondo, e la notizia è quella che riguarda Cicerelli, che passa a titolo definitivo alla Lazio, ma rimarrà in prestito fino a giugno ai Granata. Lucio, vabbè, che io sta succedendo? Attendo l'ufficialità, perché fino a quando non leggo un comunicato ufficiale non ci credo, anche se le fonti sono attendibilissime. Ok, lo dice il nostro Vittorio, che sta nella hall dello Sheraton, e quindi ci è arrivato questo messaggio proprio adesso nel gruppo. La via è sempre la stessa, allora: far crescere i profili importanti a Salerno e poi farli arrivare a casa madre. Questo è tenerli in prestito fino a giugno, e per fargli chiudere questo campionato a Salerno, che fino adesso sicuramente lo ha visto protagonista. E niente, Cicerelli in out, però io vorrei parlare dell'ultimo acquisto di Capezzi. Rientra in tutto quel gruppetto di ex giovani promesse della Fiorentina, ho notato, come Gondo, come Pereur, che è passato a Salerno, adesso Capezzi, quella squadra in cui faceva parte anche Bernardeschi e Mister Semplici. Sicuramente sono ottimi profili. Capezzi viene dalla Serie B spagnola, ha giocato poco, ha avuto degli infortuni in carriera, sperando che non ci siano altri infortuni, sicuramente potrebbe essere un buon profilo che può andare a integrare qualche mancanza, specialmente nelle seconde linee. Quindi non lo vedo nell'11 titolare, ma lo vedo come un rincalzo che può andare a coprire qualche ruolo in cui c'è stato un po' di mancanza in questa fase. Prima di lanciare il pezzo ti chiedo, Lucio, questo mercato che ha visto giovani promesse passare direttamente alla Lazio, come un tuo parere? L'ultima, appunto, Cicerelli di pochi secondi fa. La Lazio ha stracoscia in porta, Luis Felipe in difesa. Mi fermo qui perché non voglio dilungarmi, il tempo è poco, dobbiamo pensare a tanto. Quindi vuol dire che c'è un progetto che va al di là della Salernitana, che può essere sia per migliorare la roster della Lazio, ma anche avere motivazioni finanziarie, essendo la Salernitana, come dissi l'altra volta, parte integrante di questo conglomerato finanziario che fa riferimento alla Lazio. Restate in nostra compagnia, perché torneremo sempre per aggiornarvi sul calciomercato. Prima però ci ascoltiamo un pezzo di Alicia Keys.
Siamo tornati in diretta qui dalla radio vetrina di Radio Castelluccio, sempre nella location del centro commerciale La Fabbrica. Altra sostituzione qui per la redazione di Salerno Sport 24. Luigi, buonasera e benvenuto. Ciao Francesco, buonasera a te e a tutti i nostri amici all'ascolto. Allora, che sta succedendo? Cioè, molti si iscrivono sulla diretta Facebook che lo Tito sta facendo il mercato per la Lazio. Guarda, paradossalmente domani è il 1 febbraio, ma verrebbe da dire che ci troviamo al 1 di aprile, perché stanno succedendo tante di quelle cose che uno crede di essere all'interno di uno scherzo, ma in realtà non è così. Come reputi questo ennesimo trasferimento alla Lazio e prestito alla Salernitana di Emanuele Ciccarelli? Sicuramente una grande occasione per il giocatore, perché comunque gli si prospetta la Serie A. Un grande peccato per la Salernitana, che va a perdere uno degli uomini in più di questa prima metà di campionato. Sono le 19.45, manca complessivamente un quarto d'ora, è inutile che ti faccio la domanda, ti aspetti qualcosa, ma a questo punto dove si poteva operare in entrata per la Salernitana? Innanzitutto mi aspetto che restino quelli che abbiamo, perché un quarto d'ora può succedere di tutto. A questo punto. Dal mercato sinceramente non mi aspettavo una grande rivoluzione, come è successo tutti gli anni, cioè non è successo tutti gli anni, però qualche tassello in più, non solo a centrocampo, dove comunque è arrivato Capezzi, che è un giocatore che in Serie B può dire tranquillamente la sua, può far ruotare benissimo Gicek, Di Tacchio, Akpa, quindi Ventura ha a disposizione un ottimo centrocampo per la categoria. La difesa, con la cessione di Pinto, perde un tassello, diciamo, di ripiego, che però è stato sostituito da Aia e dal reintegro di Ertò, che dovrebbe rimanere a questo punto, giusto? A questo punto sì. Dovrebbe rimanere. E invece per l'attacco sono sempre gli stessi, quindi I soliti nomi. Con Jallov, che al momento dovrebbe rimanere a Salerno, almeno lui. Pare che vorrebbe rimanere. Ma è tutto ovviamente, da vedere. Evidentemente qualche operazione anche in difesa si poteva fare, tipo 4-4-2, nuovo sistema di Ventura, il terzino destro secondo te? Terzino destro manca e ecco, volendo giocare col 4-4-2 oppure con il 4-2-4 del quale si parlava tanto ad inizio campionato, abbiamo comunque notato che la squadra è rimasta la stessa e tolte appunto le alternative di ripiego, come Ciccarelli che è stato adattato a terzino, e la mancanza di un giocatore che vada a ricoprire quel ruolo, non so se ci sia qualcosa di differente dalla difesa a tre. Perfetto, noi lanciamo il disco e poi torneremo in diretta qui su Radio Castelluccio per i 13 minuti della chiusura del mercato.
Siamo tornati in diretta, ormai mancano 10 minuti e 40 secondi al termine del calciomercato, abbiamo fatto un'altra sostituzione, c'è l'amico e collega sempre della redazione di Salerno Sport 24, Francesco La Monica. Ciao Frank. Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Castelluccio. E abbiamo in collegamento telefonico, nel corso della nostra, diciamo, vita di Salerno Sport 24, abbiamo instaurato anche dei rapporti di amicizia, nonché di news informative, e uno di questi è l'avvocato e l'agente Giulio Tedeschi. Ciao Giulio, buonasera, ti do del tu. Ciao ragazzi, buonasera a voi. Sei una di quelle persone che io disturbo sempre, ma ci risponde sempre gentilmente, quindi ci fa piacere metterti nella cerchia delle amicizie, perdonaci. No, la cosa che perdonaci è reciproca, che sono felice di questa vostra ultima affermazione. Giulio, allora, praticamente qualche minuto fa ci è arrivata la comunicazione dal nostro amico che sta seguendo allo Sheraton le ultime news della Salernitana. Anche Cicerelli si aggrega alla Lazio, però rimane in prestito alla Salernitana. È stato un mercato più per la Lazio che per la Salernitana a questo punto? Ragazzi, mi sembra purtroppo che abbiate detto, insomma, tutto voi in questa domanda, nel senso che è chiaro che la doppia presidenza può portare una tipologia di situazioni di questo tipo. È chiaro che per la Salernitana sembra brutto ragionare così, ma può essere vista come una sorta di soluzione B. Non è così, credo lo si stia vedendo da quelli che sono i risultati sportivi in campo della Salernitana. Certamente un poco forse di incompletezza per un mercato che comunque credo abbia regalato qualche cosa, la si può notare. Invece come sta andando il prestito di Antonio Granata? Non l'abbiamo intervistato anche per tua gentile concessione, e abbiamo intervistato anche te qualche mese fa. Il Rieti si sta risollevando oppure sta vivendo una situazione di campionato piuttosto problematica? Ragazzi, parlavo proprio prima, eravamo in stanza con il presidente del Rieti, e c'era anche Bianchi della Salernitana, insomma abbiamo ragionato per quello che può essere il meglio per Antonio in questo momento. Lui sta facendo bene, sono già 16 le partite che ha disputato, la maggior parte delle quali da titolare, si sta mettendo... Ha fatto anche un bel gol, l'ho vista la partita. Sì, hai visto l'ultima, quindi hai visto quella dove è uscito al 60esimo per un piccolo fastidio, sì. Un piccolo lo io, però ecco, sono contento così. Chiaramente Rieti vive una situazione particolare in questo momento, non è facile il pensiero di salvarsi, però è stato un mercato coraggioso, grintoso l'ho definito, perché il Presidente ha voluto dare secondo me un'idea di provarci fino alla fine, e quindi questa è la tipologia di situazione nella quale un giocatore giovane come Antonio, che ha dei numeri per andare avanti e fare bene, può provare ad arrivare e quindi fiorire definitivamente come un prodotto interessante, che ci auguriamo poi un domani, ne parlavo proprio con Bianchi, di poter vedere in ottica salernitana, anche per vicinanza geografica con casa e quindi con quella che sente che sono un po' con la sua terra, no? I suoi effetti. Ecco, a proposito di questa chiacchiera che ha avuto con Bianchi, quale sentore ha avuto che possa in un domani essere un punto importante della prima squadra granata? Io credo di sì. Allora, Alberto è una brava persona, è uno che non dice le cose tanto, non parla a sproposito. Mi ha detto fin dall'inizio del nostro rapporto professionale che Antonio è un ragazzo che interessa come società Salerno, e che lui personalmente vede bene, è prospettico, ha i numeri, all'età, e quindi io certamente auspico una soluzione di questo tipo per lui, perché lui è contento di Salerno, è contento di come, insomma, alla fine Salerno si sia comportato nei suoi confronti, no? Cercando di dargli sempre l'opportunità di formarsi, anche in realtà difficili, dove è magari difficile, ragazzi, quando sapete ci sono cambi di società e magari cambi di allenatore, poi ci sono tutti quanti dei test, degli stress test che Antonio è riuscito a superare, quindi certamente forgiano il carattere anche in campo di un ragazzo giovane come lui. Quindi io mi auguro che noi abbiamo già in realtà imbastito un accordo sulla parola per sentirci nelle prossime settimane e vedere di
trovare insomma quelli che possono essere dei punti iniziali di contatto per fare in modo che Antonio possa un domani essere ancora legato a Salerno. Prima di salutarti e di ringraziarti, ti chiedo, c'è stato un asse di mercato tra Salernitana e Rieti, le ultime operazioni portano appunto Morrone, vabbè che è passato alla Lazio ma vestirà la maglia del Rieti, e l'ultima a Calombò. Esatto, era proprio in stanza quando c'era il suo contratto, quindi credo che siano due operazioni che tutto sommato fanno bene un poco insomma, ecco, a tutte e due le società, da un lato di bilancio semplicemente di posizioni di incastri, no? Perché si liberano le caselle, sapete che ci sono quei regolamenti che sì. Federali relativi al numero di giocatori in prestito che si possono avere in ogni stagione sportiva, quindi si sono un pochettino date una mano tra di loro le società e credo confermino i buoni rapporti di amicizia tra di loro. Io ho visto un clima molto disteso all'interno della stanza, nel quale sono felice di essere entrato in questo clima appunto, e sono credo operazioni che alla fine potrebbero rivelarsi valide per entrambi. Giulio, io ti abbraccio e ti ringrazio, sempre gentilissimo nei nostri confronti e nei miei confronti. È sempre un piacere, ragazzi, ed è un piacere anche per me sentirti. Ti lascio proseguire in questi 4 minuti di mercato. Ciao Giulio, grazie, sicuramente ci risentiremo. Alla prossima. E noi andiamo in pubblicità, perché dopo restate in nostra compagnia, perché seguiamo questi 4 minuti di fine calciomercato.
Siamo tornati in diretta per il gong finale. Si chiude il mercato di gennaio, il mercato di riparazione per quanto riguarda la stagione 2019-2020. È un mercato che praticamente ha visto rinforzare più la Lazio che la Salernitana. Lazio per quanto riguarda sia giocatori in prospetto che la primavera. In diretta Facebook sulla pagina di Radio Castelluccio potete vedere parte della redazione di Italiano Sport 24 al completo. Abbiamo seguito questa lunga maratona da stamattina. Ringraziamo anche il collega che da Milano ci ha informato di tutte le trattative, di tutte le news. Vittorio, direttore, ha pagato il biglietto a Vittorio di ritorno? Ma penso che per come è andata se la potrà anche iniziare ad alzare il pollice. Lo devi chiedere alla Lazio il biglietto di ritorno. Esattamente. E comunque sono stati... Tu ne hai visto i botti, Francesco? I botti quelli di Capodanno a Roma li ho visti, esattamente. Vabbè, scherziamoci sopra, perché sembrava che il mercato della Salernitana stesse viaggiando in direzione non esorbitante, però quantomeno di puntellamento, passatemi il termine, della squadra a seconda dei vari settori. E invece purtroppo abbiamo visto che c'è stato un passaggio da Granata al biancoceleste, Luigi, partendo in primis da Marino, che era un giocatore che stava a Rieti. Sì, sì, abbiamo visto che c'è stato un asse abbastanza bipolare, cioè non bipolare, pardon, un asse andata e ritorno, ma molto molto fiacco, soprattutto per la Salernitana, come abbiamo detto. Il Rieti ha fornito giocatori alla Salernitana, paradossalmente, però ne ha anche preso qualcuno. A proposito di Rieti, Frank, ti chiedo anche a te, perché ti ho visto abbastanza provato da questo mercato, prima come tifoso che poi come giornalista. Nelle ultime ore Vittorio ci diceva che dalla scuola Torino sembra sia arrivato a Salerno o è in prova, adesso poi ci informerà meglio il nostro collaboratore, Bruno Pio Giordano, che è un difensore centrale classe 2002, scuola Torino Primavera. Sembra che nell'ultima stagione, negli ultimi mesi, abbia fatto una specie di test di provino con il Rieti. Quindi Frank, ci permettiamo anche di prendere giocatori in prestito da Rieti? Beh, evidentemente questa sinergia vorrà dire che ci porterà lontano, non lo so. Guardate, io ovviamente, è una risposta ironica la mia, io per certi versi sono quasi sconcertato, ma sempre parlando prima da tifoso e poi da giornalista, chiaramente, perché se vogliamo analizzare, se voglio dire un mio pensiero da addetto ai lavori, devo dire che questo mercato non è del tutto insoddisfacente, perché una pedina come Capezzi, nonostante sia reduce da 2 mesi e mezzo praticamente di inattività, se nelle giuste condizioni fisiche, in condizioni fisiche quantomeno decenti, può rivelarsi un colpo, uno dei colpi della Serie B, perché più Capezzi di Firenze? Molto più di Firenze, perché Capezzi innanzitutto è un jolly di centrocampo. In che senso? Può agire sia da mediano, cioè da classico centrocampista centrale dai piedi buoni, che da interno, perché ha tutte e due, ha entrambe le caratteristiche, sia di incontrista che di, appunto, di giocatore alla Pirlo, insomma, di costruttore di gioco. Quindi se è in condizione fisica buona può rivelarsi un grande colpo per la Salernitana. Il problema è che ci sono delle grosse lacune negli altri reparti. Ebbene sì, lacune che abbiamo visto non colmate, insomma, con questo mercato. Leggevo in punto di sovraimpressione che molti giornali danno Pinto in prestito al Bari via Salernitana. Quindi, avvocato, c'è anche un problema di comunicazione a questo punto, perché la società fiorentina fa un comunicato che Pinto passa al Bari dalla Fiorentina, la Salernitana fa un comunicato che Pinto va al Bari tramite la Salernitana. Poi in realtà può essere vista con una doppia chiave di lettura. Le carte poi sono, diciamo, la lasciamo agli avvocati e ai procuratori. Di fatto Pinto ha avuto un'esperienza velocissima a Salerno, non è mai stato messo in gioco, va a Bari, quindi in ottica di fare un campionato di vertice in Serie C, probabilmente quello in questo momento è il suo target. Sembra dimostrare che spesso i colpi marginali, quelli che potrebbero fare l'exploit come non farlo, non lo fanno. E poi quando c'è quello che fa l'exploit, diventa biancoceleste magicamente. Ad esempio Cicerelli. Quindi
buon mercato per la Lazio in ottica futura e per la primavera, la Salernitana. L'unica cosa che voglio dire, sempre da, come diceva Frank, in un'ottica più asettica, non da tifoso, non è stata smantellata la rosa, cosa che invece nelle altre sessioni di mercato di gennaio è stata fatta. Quindi tutto sommato abbiamo ancora delle zavorre, qualcuno in più poteva essere mandato a casa, ma lo zoccolo duro è rimasto lo stesso, con qualche pedina che ci permette anche di modificare modulo oppure dare delle alternative a quelli che ormai stanno portando la carretta da troppo. Lino, a te chiedo, vai a vedere che il mercato dei Granata non possa essere il ritorno di Mantovani, Ertò e Cerci? Magari, ce lo auguriamo, anche perché sappiamo questi giocatori che cosa sono in grado di dare alla Salernitana. Mantovani dovrebbe appunto rientrare, penso tra qualche settimana, dovrebbe riprendere con il gruppo. Artù già aveva iniziato ed è un giocatore, diciamo, quasi pronto. L'unico punto di domanda, ahimè, rimane sempre Cerci, che Cerci piace a tutti, ma il Cerci che abbiamo conosciuto come spettatori quando era al Torino, all'Atletico Madrid già non era più lui, però vedremo se riusciranno a dare qualche cosa nel rush finale. Bene, bene così. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire tutte le news relative alla Salernitana su Salernosport 24. Prossimamente vi aggiorneremo anche sulla situazione per quanto riguarda gli svincolati, che è un mercato che è ancora aperto, ma ovviamente gli svincolati poi vai a vedere cosa ti offre il mercato. Restate in nostra compagnia perché ci saranno i voti, le pagelle e poi le schede tecniche, insomma tutto un approfondimento. Noi vi ringraziamo ancora per essere stati in nostra compagnia, ci sentiamo da qualche ora sul sito. Ciao ciao.